Guerrieri del Fight Club, bentornati. Finalmente andiamo a parlare del nuovo fucile di precisione introdotto nella metà season di Call of Duty Modern Warfare, e cioè il Raytech AMR. Allora, come detto nei video precedenti, questo fucile di precisione è un fucile antimateriale, quindi diciamo che è progettato per distruggere veicoli, però secondo me potrebbe darci grandi soddisfazioni anche contro delle persone. Quindi andiamo a vedere come si sblocca, quali sono i pro, quali sono i contro e soprattutto se è utilizzabile in Warzone e in multiplayer. Ma prima di cominciare vi ricordo una cosa importantissima: mi raccomando, un like al video, iscrivetevi al canale e passate a trovarmi su Twitch dalle 21:30 in poi. Ma come si sblocca questo fucile di precisione? Veramente easy. In multiplayer c'è da fare 3 kill in quickscope in 15 match differenti, utilizzando o un fucile da tiratore o un fucile di precisione. Quindi a vostra scelta prendete quello che più vi piace e killate tutto quello che si muove. Una cosa importante: quickscope significa che in 2 secondi, nel momento in cui avete sotto tiro il bersaglio, questo bersaglio deve essere annientato. Questo è considerato quickscope. Un'altra cosa importante: durante il level up dell'arma, se montate i proiettili esplosivi, questi vi impediscono di livellare l'arma. Non so come mai, ma è un bug, dovranno risolvere. Perfetto, parliamo degli accessori per il fucile. Allora, per la punta della canna, ovviamente, da utilizzare il sound suppressor, quindi il silenziatore, essenziale in Warzone. Poi, per quanto riguarda la canna, ovviamente quella da utilizzare è la prima, la F-TAC 7 Straight, che ti dà gittata e potenza. Poi, per quanto riguarda l'accessorio canna, TAC Laser, essenziale per il puntamento rapido dell'obiettivo. Le ottiche, dove ci sono tutte le ottiche essenziali, io utilizzo quella base perché non ha senso utilizzare le altre per questo fucile di precisione. Poi passiamo al calcio, quindi andiamo a selezionare le 3 opzioni. Quello che ci serve è sicuramente quello che ci permette di avere un puntamento rapido, quindi selezioniamo l'ultimo che ci dà velocità di puntamento. Poi c'è il sottocanna con il bipode che ci dà più recoil control. Veniamo alla parte divertente, il munizionamento. Come potete vedere, il primo sono i proiettili esplosivi. Questi aumentano tantissimo il danno, danno un'estensione del danno anche lì molto elevata. Il contro è che rallentano il proiettile, ti danno pochi proiettili e diciamo che il fire rate si abbassa un pochettino, ma sono i proiettili più divertenti in assoluto da utilizzare sia in multiplayer che in Warzone. Quelli alla termite creano un effetto, diciamo, barriera e possono essere utilizzati per bloccare i nemici all'interno di un building. Difficile riuscire ad abbatterli con un solo colpo. Perfetto, veniamo all'impugnatura. Allora, qui ci sono 3 tipi di impugnatura. Noi andremo a prediligere sempre la velocità di puntamento, perché questo fucile, essendo molto pesante, ha difficoltà nel poter prendere la mira in breve tempo e quindi andremo ad utilizzare l'ultima. Perfetto, i perk, come potete vedere, sono quelli dei soliti fucili. Non mi dilungherò molto nella descrizione, quello che vi piace di più. Non cambia molto per quanto riguarda il gameplay. Va bene, dopo tutti questi minuti di video, voi direte che palle, arrivi alla fine? Sì, allora, le conclusioni sono queste. Il fucile è veramente, veramente bello da giocare. Ti dà proprio quella sensazione di wow, ti ho fatto saltare in aria, soprattutto con le munizioni esplosive. In multiplayer mi sono divertito da paura e diciamo che, a parte la lentezza di puntamento ed il recoil esagerato, che è difficilissimo da controllare, è veramente un bel fucile. Ok, ma quali sono i pro di questo fucile? I pro di questo fucile sono l'alta cadenza di fuoco, la possibilità di montare proiettili esplosivi, la possibilità di montare proiettili alla termite, e questo qui è un grandissimo fucile di supporto di precisione. Purtroppo non credo che possa essere un fucile di precisione all'altezza dell'HDR o della X50, vi spiego perché. Perché i contro sono veramente troppo contro. Ha un recoil veramente esagerato. L'alta cadenza di fuoco ti esaspera ancora di più il recoil, quindi difficile puntare un bersaglio e tenerlo sempre nel mirino. Inoltre, ho visto che ci sono dei video dove viene evidenziato un bug dove l'alzata, quindi
il puntamento zero non è perfettamente collimato, quindi se tu punti per fare un headshot devi puntare più basso, perché sennò non ti entra l'headshot. Quindi anche lì secondo me c'è qualche bug da risolvere sul fucile. Sinceramente sono rimasto un po' deluso, perché speravo tantissimo di avere un'altra opzione da poter usare al posto dell'HDR, che uso tantissimo, e della X, che uso molto meno. Speravo veramente di vederlo in azione su Warzone, ma come potete vedere da tutti i video che ci sono in giro, purtroppo non può trovare spazio. Non trova spazio a meno che non vuoi trollare. Lì allora trova tanto spazio e vuoi far saltare in aria tutti i veicoli che ti capitano sotto mano. E quella è una gran figata, devo dirvelo, quella è una gran figata, ci sta tutto. Comunque, detto questo, il fucile è veramente bello, è giocabile, è diciamo una bella aggiunta alla lista dei fucili di precisione, però manca in controllo e in affidabilità, ecco, questo è il termine giusto, affidabilità. E su Warzone se sbagli un colpo sei fottuto, raga, purtroppo è così. Quindi già con l'HDR e con la X è difficile, figuriamoci con questo. Però dategli una provata, fatemi sapere che cosa ne pensate e aspetto i vostri commenti. Ragazzi, per il momento questo è tutto, gustatevi il video, keep fighting, alla prossima.